Lì è Rollo e dietro ci sono gli altri. Temporale maggiore. Maria di protagonismo di Pisti. C'è anche l'aria lì dietro imboscata. Ma ci abbiamo anche Ibe. Ah, Ibe, è vero. Certo. Ragazzi, nonostante essendo un guidatore io qui presente. Aspetta, Luca, acceso anche qua dietro. Vi racconto la storia della serata. Abbiamo provato a cercare uno in zona limitrofa. La zona carcere, abbiamo provato a cercare la casa dove è infestata da... dai negri che ti affidano. No, vabbè. Salisco. Cerchiamo di evitare un linguaggio un po' più... No, da lui è Enrico Ruggeri dei poveri, ve lo spiego bene io. È la puntata di Mistero. Abbiamo cercato la casa infestata da satanisti e testimoni di Geova estremi. Il cimitero, nonché... carcere, quindi cose abbastanza inquietanti, e poi ci siamo persi per una graziosa strada di campagna cercando quelli che ci assalgono, ci fanno le pere e veniamo assaliti. Le pere in realtà era proprio il frutto, la pera. Abbiamo scoperto che farsi le pere vuol dire proprio farsi le pere, per mangiarsi delle pere. E niente, abbiamo visto la magica strada tipo quella di Luca, abbiamo proseguito per anche noi corsa armati di svita bulloni e un triangolo e quel mongoloide che poi col triangolo è stato lì perché soprattutto anche vorrei... non mi tocchi vorrei ricordare le due magiche donzelle chiuse in macchina molto coraggiose che ci stavano per lasciare, che hanno provato ad abbandonare però 6-7 volte e hanno provato che se sono stato la macchina con partita d'altronde Pizio ha abbandonato anche qui paura. Tornando a cose serie, diciamo, in effetti una presenza misteriosa che ci ha salito c'è stata. Sì. Le zanzare mangiavano dentro questi campi di merda. Sì, facciamo un'altra apparizione di Dario che è stata importante per la serata. Era la guida, chi è che era la guida? Lei. Ciao, un papà. Mi capisci? È sporca di sangue! È sporca! Però non potevo zanzare, no, non può essere. Perché la strada è di qua. Cosa? Quando... un gatto! È un gatto negro! Vabbè, allora, pisci sanguina da niente! Avrà le sue cose! Ma che figlio! Dopo la Madonna che piange sangue, i pantaloni di pesci che piangono sangue! Vorrei ricordare. Vabbè, chiudiamo questo servizio con una specie di buco nell'acqua. Un'altra volta che vuole trappare in te e tu venire fino in questo posto di merda un'altra volta. E qua abbiamo anche rischiato i carabinieri. Sì. Che poi tra l'altro al ritorno vi prenderete perché adesso ma io passerò dalla marchina 120, promesso. Sì. Va bene, poi quando ci troviamo nei fossi mi chiami. Ma prima ti metti a posto i capelli, cioè, sono pinti, se parlavi al telefono, dentro il fosso. Dai, ti guarda, dai. Sì, mi fai una videochiamata con questo telefonino che... c'è tanto che prendere chiamate. Vabbè, riepilogando la serata. Abbiamo bevuto da Mauro e lì ci siamo divertiti. Abbiamo giocato a calcetto, ci siamo divertiti. Abbiamo vinto, tra parentesi, grande squadra. Siamo arrivati fino a qua. Il cazzo. Un cazzo ideale. Fino qua per vedere i pantaloni tisti che sanguinano dal nulla. Due puttanoni. Però ci siamo divertiti. Una cosa idrica. E poi ci sarà proprio puttantuno. E le pene. E non è sempre la droga. Adesso andiamo a fare un'altra stazione. Le ragazze le abbandonano. Chiudo la clip. Ciao ragazzi.